Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzo e oggi siamo in un nuovo episodio di The Sims 4 Vita in Campagna. Allora ragazzi, io non registro da un po', quindi forse sarò un po' arrugginito, però voglio continuare a portarvi contenuti sul canale abbastanza costantemente, ma già vi avviso che il periodo lavorativo è veramente duro, cioè ovviamente potete immaginare, stiamo vivendo tutti questa pandemia e ovviamente i teatri hanno, come dire, programmato tutto entro ottobre e quindi siamo densi, densi di lavoro come non mai. Però lasciamo perdere questa situazione e vi faccio vedere delle cose. Allora, innanzitutto, con i soldi che abbiamo guadagnato, ho comprato un altro, capanno per animali. Dove appunto ho anche comprato un lama bianco perché ci servirà per la, come dire, per questa roba qui, questa consegna, questo incarico, di questo lavoro della nostra Amelia. Comunque, Amelia è a scuola, lui non so cosa stia facendo in realtà, ma sta curando il giardino, carino. E tra l'altro, Lascia, ragazzi, non sei di tessera. Questa Smile, lattuga è bitch. cresciuta, quindi io mieterei il raccolto perché Vuoi spero mamma vivamente che sia Daddy? cresciuta anche abnorme, perché vi ricordo che il prossimo festival sarà nuovamente quello delle torte e quello, diciamo, dei prodotti abnorme. Lattuga abnorme, qualità insuperabile. Noi abbiamo, come dire, 578, che chic. Io la metterei in frigo perché secondo me. Aspetta, lui potremmo. Che cosa sta succedendo? Nulla. Potremmo buttare il cibo avariato. Raga, insuperabile, qualità insuperabile e, come dire, abnorme. Finalmente ce l'ho fatta, tra l'altro. Poi volevo capire anche un'altra roba, ovvero. Volevo cucinare, dov'è? Prepara un pasto, cucina insieme, cucina no, servi, fai un pasto veloce. Come si faceva a fare i dolcetti, raga? Non mi ricordo più. Cucina, prendi gli avanzi, inforna, no, questi sono grissini, direi di no. In scatolamento, cucina insieme a cucina. Ma no, i dolcetti, come cavolo si fanno? Aiuto! Vabbè, ora lo capisco, raga. Aspettate, esercita, si volga, si volgare, no, direi. Dai un dolcetto, dolcetto amichevole. Creando al frigorifero tramite regali le gare della fiera di Finch. Che, ok, al frigorifero lo dobbiamo fare. Vabbè, ci proveremo, ci proveremo. Intanto, ragazzi, comunque le galline, i galli vari stanno iniziando un po' a essere anziani. Noi dobbiamo raccogliere, ragazzi, finalmente. Raccogli carote. Absolutely, e poi fai evolvere e anche questa evolvi e raccogliamo le carote. Abbiamo 5 carote, ragazzi, da poter dare. Raccogli tutto, raccogli tutto. Sì, io raccolgo tutto, raga, anche gli avocadi, eccetera, perché finalmente abbiamo le carote da poter dare ai conigli. Comunque, qui invece possiamo pulire il pollaio e poi, no, io volevo dare il mangime, spargi mangime intorno a te. E raccogli le uova. Un fertilizzante vitalità, molto bene. 9 avocadi, eccellente, 252. Non è mai troppo tardi. Regala, dai il regalo, altre scelte, dai il prodotto agricolo, diamo una carota. Secondo me gli piacerà tantissimo a questi animali. La carota, vamo. Bisogna dare da mangiare alle galline, comunque, volevo dirtelo. Ecco, tieni, amore mio, la carotina l'ha accettata, ovviamente. Lo adoro. Socializza. Racconta una barzelletta hip hop. Socializza, accarezza coniglio selvatico. Adoro. Poi, veniamo qua e socializza. No, che mostra una movenza di ballo. Qui, secondo me, possiamo. Mieti il raccolto. Secondo me, perché gli è venuta paura? Non dare colpetti al coniglio. Oddio, non hanno avuto un grande successo. Va bene. Cos'è? È abnorme? No, anguria media, insuperabile. Va bene. Anche qui, mietiamo tutti i raccolti, estirpiamo le erbacce. Danny ha scoperto delle informazioni sul fungo abnorme che sono state inserite nel taccuino. Per saperne di più, clicca in basso. Oh no, ma è morta! No, uova raccolta, una. Romeo ha scoperto informazioni su uovo da cova.
No, è morta quella. Questa qui. No, che peccato. Vabbè, raga, ahimè. Dai un nome al pollaio, no? Pulisci, assegni e polli. No, ma che? Aspetta, ma questi sono abnormi, questi funghi. Oddio, sì, ragazzi, abbiamo anche dei funghi abnormi. Adoro, adorissimo. Comunque mi sa che sta per entrare Ranuncolo avanti con gli anni, avanti con gli anni. Molto bene. Qui invece vendi tutti, vai. Lui cosa sta facendo? C'è un uovo da cuova, raga. L'uovo da cuova lo mettiamo qua. Queste uova invece le vendiamo. Adoro. E questo lo diamo a lui. Raga, è diventato tipo Farmville questo gioco. Cioè, non è più The Sims. Cioè, è diventato proprio Farmville. Comunque, io credo che voi sentiate poco la musichetta del gioco, effettivamente. Vendiamo, vendiamo, abbiamo bisogno di soldi, raga, come se non ci fosse un domani. In realtà io venderei anche queste angurie, posso dirlo? Tanto abbiamo sia i funghi che, come si dice? Qua cosa possiamo dare? Dai un'incoraggiamento. Lui socializza. Ma perché è bloccato lì? Vabbè. E ci dovremmo anche. Vabbè, innanzitutto io volevo piantare altre tre carote. E quindi direi che possiamo piantare. E poi qui assolutamente dovremmo acquistare semi di prodotti agricoli. Io voglio di nuovo la lattuga. La melanzana e la zucca intanto compro. E ora capiamo. Sì, posso piantare tutto quello che voglio. Pianta prodotti agricoli, semi di melanzana, zucca. E qui pianta prodotti agricoli, semi di lattuga. Grazie dell'ordine, va bene. Raggiunto il livello 7 di giardinaggio, adoro. Lui cosa sta facendo, raga? Allora direi che ti puoi occupare degli animali. Adoro comunque, ragazzi, questa roba, posso dirlo? Cioè, io pulisci Clarabella, nutri Clarabella, mungi Clarabella. Quando lui poi gradisce i videogiochi, no. Quando lui poi avrà finito. Oddio, dobbiamo pulire Ricky, assolutamente, tosare Ricky e nutrire Ricky. Felicità, igiene. Oddio, raga, dobbiamo darci assolutamente da fare con questi animali. Qui vorrei nutrire e pulire. Non credo che ancora possiamo, come dire, tosarlo, purtroppo. Ma io vorrei assolutamente tosarlo per completare, come dire, l'incarico, raga. Ah, qui possiamo riempire di mangime. Socializza, dai un dolcetto. Dolcetto amichevole. Ci sta. Guardate che bellino. Comunque anche bianco è molto bello. Dovremmo dare dei dolcetti a questi animali per farli diventare. I negozi del paese comunque li vendono, eh. Dolcetto vegetariano. Adoro. Ma che carini! 6 bottiglie di latte. Brava. Complimenti. Che chic. Lui sta andando a pulire, ok, anche la stalla, diciamo, di questo posto. Cosa fa? Perché non. Ah, no, perché sta dormendo, forse. Va bene. Lamentati, azioni, altre scelte. Tosa lama bianco, no. Oh, ora pulisci, nutri, tosa. Tosa. Ragazzi, che tra l'altro è un giornalista, Tosa, se non erro. Dai un dolcetto amichevole. Absolutely. Ma ora lama bianca è sotto l'effetto di un dolcetto amichevole. Possiamo migliorare effettivamente. Accogli, socializza, tipo ricopri lama bianco di amore. Vediamo se funziona, raga. Adoro! Bellini, Amelia è tornata a casa con un progetto scolastico e i voti sono aumentati. Brava! Allora vieni qui, amo. E facciamo che tosi il lama bianco. Ma lei è un po' stressata, raga. No. Guardatela. Ma che tipa. Deve divertirsi, raga. Ora ti faccio divertire io. Ti faccio divertire io. Tranquilla. Vai a tosare innanzitutto il lama. No, vabbè, che chic, raga. Mi piace troppissimo questa. Ma lei non è. Amore, bellissimo. Cioè, io adoro questa. Ha scoperto informazioni su un oggetto lama bianca. 6 di lana bianca. Adoro.
No, vabbè, raga, che scicchissimo. Cioè, adoro. Adoro. E quindi io credo che noi ce li abbiamo, sei cosi di lana bianca. E infatti. E allora io direi, amo, che tu vai in paese. Assolutamente. Allora, scusa, aspetta un attimo, voglio fare una cosa con lui. Voglio innanzitutto vendere le bottiglie di latte. Va benissimo. Ah, non abbiamo tosato l'altro. Ok. Mentre tu viaggi. Viaggi insieme a Raul Chopra, che ragazzi vi è piaciuto tantissimo. Raul Chopra e bravi. Bravi, mi piacete perché. Mi piacete, sì. Perché voi l'inciuchment, come direbbe la mia amica Federica Klin, che saluto tra l'altro. L'inciuchment vi piace. Gli inciuci, i tradimenti, gli amori, queste robe qui vi piacciono tantissimo. Comunque, ragazzi, volevo anche dirvi un'altra cosa. Sono tornato da lavoro e ho finalmente anch'io scaricato, diciamo, l'aggiornamento dello spa. Dello spa pack, praticamente del DLC dedicato allo spa, alla spa, offre aiuto, consegna la lana. E devo dire che la nostra Amelia potrebbe intraprendere una di quelle, come dire, di quelle carriere, scusate, di quelle aspirazioni legate appunto allo spa. Consegna due pacchetti. Apprezzo il valore di un'intera giornata di lavoro. Del resto, il negozio di alimentari non si gestisce da solo. Credimi, quando dico quanto io apprezzi lo sforzo che devi aver profuso per raccogliere i sottoprodotti animali che mantengono pieni gli scaffali di questo chiosco. Ora ti saluto in attesa del giorno in cui le nostre strade si incroceranno di nuovo. Amo, ma noi le nostre strade ci si rincroceranno sicuramente di nuovo. Comunque, la nostra Amelia deve assolutamente in qualche modo divertirsi. Quindi io direi che possiamo venire qui e guardare la TV insieme, così da avere un po' di anche un po' di intimità. Amo, cosa stiamo facendo? Chi è questa? Ma no, ma dai, ma io volevo. Dai, guarda un film con Calca del College con Raul Chopra. Dai, amo, forza, cioè, noi ci meritiamo un po' di intimità. Non lo so. Dov'è Raul? Dov'è Raul? Anzi, comunque, raga, da notare i dettagli dell'acqua. Bellissimi. Cioè, raga, questi posti sono meravigliosi. Devo dire che Enfold e Bagley scala molto la classifica dei miei quartieri preferiti. Cioè, è proprio, è proprio fatto bene. Devo dire che come tutte le ultime cose, d'altronde. Niente, lei sta guardando praticamente da sola e quindi basta, ok? Che ti devo dire? Mangerei qualcosa, amo, sinceramente. Ordina del cibo, parmigiani melanzane, che ci piace un sacco. Il piano, ok, supporta le arti dello spettacolo, ha ricevuto il maggior numero dalla comunità ed entrerà in vigore con effetto immediato. Adoro, adoro, molto più, molta più, come dire. Ma perché lei è mortificata? Per aver avuto uno sbalzo di umore. Ah, uno sbalzo di umore, amo. Cioè, oddio. Bellini comunque, Rami Watson. Barzelletta autoironica con Rami Watson, vai. Il mio vicino giura che il festival di Sassi di Sassi, il cibo è buono da morire. Vogliamo vedere se ha ragione. No, mi spiace. Nel senso che non vorrei andare a Sammaishuno direttamente da qui, che non c'entra niente. Raga, tutto un, come si dice, un. Oddio, che bello sto piatto di parmigiani melanzana. Sembra più quella torta rossa un po' fatta di. Ma non va assolutamente per niente bene. Ma dai, ma su via. Chi è lui? Niccolò Mancini. Ma non stiamo andando per niente d'accordo. Vabbè, raga, succede. Volevo contrattare innanzitutto. Abbiamo roba da vendere? Non credo. Girl. In realtà parte per l'aggiornamento del bestiame. Poi abbiamo un dolcetto amichevole. Ah, è vero. Troppo piccolo per un sim, troppo grande per un'ape, ma proprio giusto per un pollo. Adoro, è il cappello, coupon della consegna alimentare gratuita. Scadrà tra 2 giorni. Ha un servizio di consegna alimentare gratuita. Che bello! Mi piace, aver aiutato, come dire, il nostro Raul ci ha portato ad avere. Eccolo Raul, ci ha portato ad avere delle. Non ci fa contrattare, raga. Va bene. Sei fuori di testa, ci sto rimettendo già. Ok, va bene, amo. Oddio, vendi articoli. Mi piange. No, vabbè. Torniamo a casa, raga, perché voglio vedere questa roba. Voglio vedere assolutamente questa roba. Lei è molto amica, se non erro. Dovrebbe essere molto amica. Speravo.
Speravo fosse molto amica della mucca Clarabella, ma vediamo, magari lo passiamo a qualcuno questo. Voglio capire come si modifica questo bestiame. Scusate, c'è anche il pollo. Why? Cioè, che cos'è questa roba? Non l'ho mai vista, raga. Tra l'altro mi avete detto che tutti quei colori, quelle robe lì si ottengono tramite i dolcetti. Allora, andiamo a vedere un attimo. Lui è adulto, credo, sì. Dai un nome. Vestigal. No, vabbè, raga, adoro. Vai, amo. Dai, e piange lei. Ma che è oggi? Contrattazione spietata. Lei è mortificata, raga. È proprio mortificata. Non ci credo, cioè... per questo sbalzo d'umore, la nostra... Tra l'altro, ora vedremo come cambia. Il gallo nero, tra l'altro. Adoro, ragazzi, c'è il cappellino. Vabbè, amo. Amo. Dolcetto amichevole. No, per ora no. Ma cos'è questo? Sradica la pianta, no? Qui potresti estirpare le erbacce, visto che ti trovi. Mentre questo, scusate, vabbè, a parte la lana bianca la possiamo vendere. Dicevo, questo qui lo passiamo un attimo a Danny. Dov'è Danny? Ah, sta parlando con... vabbè. Ma gli animali stanno dormendo. Ma cos'è questo? Questa speciale parte per l'aggiornamento del bestiame che si può usare per aggiornare i pollai o i capanni per gli animali. Per trovare altre parti sbriga delle commissioni degli abitanti. Ah, ok, allora andiamo ad aggiornare. Spargi, raduna, raccogli le uova. Aspettate, vediamo. Pulisci azioni, aggiorna. Due parti. Ah, ok. Una parte per l'aggiornamento del bestiame. Alcuni oggetti necessari. Ma noi ce l'abbiamo. Mangiatoia 5 parti. Scusate, eh. Sto cercando di capire un attimo. Spargi il mangime. Perché non posso aggiornarlo già? Azioni, aggiorna. Dovrei farcela. Scusa, ce l'abbiamo. Forse non è abbastanza capace lui. Fatemi capire. Altre scelte. Ma che assegna? Abbiamo un sacco comunque. Raccogli le uova? No. Azioni, aggiorna. No, raga, non me lo fa fare. Perché? Azioni, aggiorna. Non me lo fa fare. Evidentemente non è una parte che ci serve. Va bene. Allora, ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. Spero ovviamente vi siate divertiti. Io credo che andrò un po' avanti con i giorni, perché vorrei arrivare alla fiera di Finch Week, vorrei arrivare a queste robe qui. E nulla, se vi siete divertiti e vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete la campanella per rimanere aggiornati. E mi raccomando, commentate, sia per commentare la storia, o se avete dei dubbi, se volete dei chiarimenti, degli aiuti, oppure ragazzi per presentarvi se appunto non l'avete ancora fatto. Io nel frattempo vi mando un bacio, vi ricordo di iscrivervi anche, di seguirmi su Instagram, e niente, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!